E sono qui con Umberto Anfossi, una vecchia conoscenza. Umberto, questa bellissima maglia, che cos'è? Ciao a tutti, innanzitutto è semplicemente un ricordo importantissimo per i nostri due maestri che non ci sono più, purtroppo, ma ci continuano a guardare da lassù, che sono Davide Liverani e Giorgio Vassuola, a cui il cuore è significativo, che batte sempre dentro di noi, e le due stelle che ci guardano dal cielo da lassù, quindi che non dimenticheremo mai. E ti posso assicurare che girando fra tutti i vari atleti si sente davvero che c'è questa presenza. Si respira sempre e deve essere sempre così, noi siamo fieri di questo. Perfetto, allora Umberto, visto che direi che questa giornata sta andando davvero bene, ti chiedo invece com'è stata l'organizzazione, perché so che avete fatto dei numeri incredibili. Sì, è un'organizzazione che chiaramente viene programmata un po' di tempo prima, però grazie a tutti i genitori dei ragazzi, tutti i familiari del gruppo, amici e tutti i ragazzi, parte praticamente nell'arco di 8-9 ore prima, nella notte della gara, del giorno prima, e viene montato tutto questo apparato che funziona veramente a meraviglia, ma soprattutto grazie a tutti i componenti del gruppo, veramente. Ti vedo un po' preoccupato perché dopo poi dovrai smontare anche tutto. Sì, come tutti quanti andremo a lavorare domani, però stasera faremo le ore piccole per finire, per rimettere a posto tutto quanto, ma siamo abituati e sono bravissimi. Grazie Umberto. Grazie a voi di tutto. Ciao. 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 Ho trovato un altro meraviglioso personaggio di questo gruppo, Giorgio Le Magiche Fruste, che è il dottor Stelio. Grazie dottore, ma come dicevo non sono neanche infermiere, quindi grazie comunque del titolo. Allora Stelio, come sta andando questa giornata? Direi piena di suoni, colori, voglia di vivere, energia. Sta andando molto piena, molto colorosa, molto bella, mi piace, sì. Una bella giornata, sì. Allora, tu che ovviamente sei presidente di questa bellissima associazione, più che altro gruppo, ti chiedo, sei uno scioccatore, ossia tu usi la frusta o balli? Mi scappa da ridere questa domanda perché non ballo e non sciocco, quindi proprio faccio parte di questo gruppo come, diciamo, ornamento, come di più. Sicuramente però sarai bravissimo in qualche cosa. Devo dire che dentro ho visto un insieme di, cioè un rifornimento di mangereccio e bevereccio non da poco. Abbiamo dei genitori che sono fantastici, infatti questo gruppo va avanti anche grazie all'impegno di tutti. Questa è una gran bella cosa perché portiamo avanti i nostri figli in una compagnia bella, buona e senza niente da togliere. Bello, lo sport è sano e tutti insieme. Esatto, questa è una cosa che al nostro maestro Giorgio Vassuola piaceva e noi cerchiamo di portare avanti. Grazie a Stelio e buon proseguimento di giornata. Grazie a voi, buona giornata anche a voi. Allora, una domanda professionale. Sapevo che Giorgio e le Magiche Fruste era una scuola di ballo. Come mai vedo un'affettatrice? Perché nella scuola di ballo si mangia per essere carichi anche. Si mangia tutto alla buona, volentieri. E siamo sempre in questo bellissimo angolo dedicato a San Valentino e sono qui con un artista fra gli artisti, non si parla solo di ballo ma anche di canzoni. Sono qui con Simone Leonardi che ieri sera ha vinto il Pavone d'Oro. Esatto, sì. Era un concorso inizialmente riservato a quelli di Faenza, poi avendo tra virgolette anche una bella dose di fortuna, nel senso che io essendo di Lugo sono riuscito a iscrivermi finalmente. E quindi sono comunque riuscito a vincere questo concorso e ne sono veramente felicissimo. Ci credo. Che canzone hai portato? Ho cantato Home di Michael Bublé. Caspita, impegnativa. Sì, abbastanza. E che cosa stai preparando? Perché non ti fermerai al Pavone d'Oro, no?
No, direi di no. Adesso come adesso niente, però vorrei comunque provare a fare i provini di amici e quelli di X Factor che ho già fatto l'anno scorso, però senza successo. Bravo, tenta, tenta sempre. Da dove nasce questa passione per il canto? Questa passione nasce da quando avevo circa 8 anni, ero con i miei genitori in macchina che stavo andando in montagna e sentendo le canzoni comunque in inglese. Io cominciavo a cantare, quindi potrete capire anche voi l'inglese che uno ha 8 anni. E niente, mi hanno detto proviamo e abbiamo provato e mi è piaciuto e mi sono appassionato veramente tanto. Allora io ti auguro tutta la fortuna del mondo, anche ai tuoi genitori che ti devono continuare a portare in giro, perché tu quanti anni hai? 17. Quindi ancora automunito, no? Fortuna che ci sono loro, perché non saprei da che parte farmi. Vabbè, tanti cari auguri Simone, grazie, in bocca al lupo. Ciao.